Ciao a tutti, bentornati in The Paint, speciale Napoli Basket. La Gievi Napoli, dimezzata negli stranieri, compie l'impresa e batte la Bertrand Tortona per 82 a 79 sul parquet del Pala Barbuto. È un'impresa perché Napoli aspetta ancora Jeremy Pargo, che dovrebbe essere in città a metà settimana, per poi esordire contro la UL Pesaro, sabato 13 novembre. E perde anche all'ultimo minuto Jordan Parks, affetto da tonsillite e quindi rimasto a casa nonostante abbia provato fino in fondo, come detto da coach Sacripanti in conferenza stampa, ad essere della partita. All'ultimo secondo poi arriva la tegola più pesante perché Frank Elegar, il pivot azzurro, si infortuna gravemente nel riscaldamento, una caduta banale mentre andava verso il canestro e però degenerata in un problema al ginocchio e si teme anche la rottura del tendine rotuleo. Le previsioni non sono molto lusinghiere, si parla di uno stop abbastanza lungo. Napoli dovrà tornare sul mercato, ma noi vogliamo fare comunque un in bocca al lupo a Frank e di rivederlo anche quanto prima al meglio delle proprie condizioni. Andiamo a raccontare la partita. La partita comincia con una Napoli che più che penalizzata dalle proprie assenze, si sente spronata e corre sull'asse con gli Scalombardi, crea subito il primo canestro, andando in vantaggio, subisce la tripla di Wright, ma da lì parte con un parziale di 15 a 0 che sembra indirizzare già la gara verso coach Sacripanti. Tortona rientra leggermente fino al 23-12 finale del primo quarto. E poi accelera all'inizio del secondo quarto grazie ad un incontenibile Ariel Figlioli che mette a segno 22 punti ed è praticamente immarcabile per la pur volenterosa difesa azzurra. È in questo modo che Tortona incatena un parziale di 20 a 4 che la porta avanti di 5 lunghezze. Un colpo che potrebbe ammazzare anche un toro e invece non ammazza Napoli che reagisce ancora con Lombardi, tripla ed assist per la corsa di Veliska che inchioda la Bimane. Il terzo quarto Napoli torna ad accelerare, svolta ancora e trova anche un Rich che fa da fido scudiero, da fido terzo violino questa volta e ispira con 5 assist oltre che a mettere a referto 15 punti. È una Napoli solida, una Napoli che si riprende anche la doppia cifra di vantaggio e chiude il terzo quarto avanti 60-50. Nel quarto quarto gli azzurri cominciano a giocare con il cronometro. Cominciano a vedere con favore come i minuti passano senza che Tortona riesca ad avvicinarsi, anzi riescono anche a portarsi al più 14, ma negli ultimi 3 minuti gli ospiti provano l'accelerata definitiva grazie soprattutto a Mike Doom ed al solito Ariel Figlioli ed arrivano fino al meno uno, complice un tiro da 4 punti, come si può dire, canestro da 3 e fallo di Ariel Figlioli. E rischiano veramente di portare a casa la gara. Tuttavia, dalla linea della carità, Napoli è molto più fredda con Zerini, grandissimo baluardo difensivo anche questa partita, e lo stesso Veliča, che mettono 4 liberi decisivi per chiudere la contesa sull'82-79. In conferenza stampa, coach Sacripanti ha voluto sottolineare che non si tratta solo di una vittoria di cuore e grinta, come si è soliti dire, ma soprattutto della pianificazione e della dedizione agli allenamenti di una squadra che aveva praticamente imparato a memoria i giochi di Tortona per poter dare un'adeguata risposta difensiva. L'unico neo è stato il non poter riuscire a fermare in alcun modo Figlioli, perché il giocatore italo-argentino riusciva a trarre anche vantaggio dai minimi dettagli. Vero è però, come ha detto Sacripanti, che anche stavolta non può godersi la vittoria a pieno, visto che prima con l'addio di Meio, dovuto tornare negli Stati Uniti per problemi familiari, e oggi con l'infortunio di Edgar, c'è sempre una brutta notizia ad oscurare la gioia. Di una vittoria che, tra l'altro, come lo stesso coach ha dichiarato, era già prevedibile un minuto dopo la fine della gara di Trieste, in cui i giocatori non si davano pace per il modo in cui avevano perso all'Allianz Dome. Parliamo invece degli MVP. L'MVP è senza dubbio Eric Lombardi, l'ala grande proveniente da Biella, già l'anno scorso in azzurro e protagonista della promozione in A1,
era stato tra i più criticati Lombardi, anche a ragione, visto che sembrava non riuscire a dare un apporto consono alle sue qualità. E invece, quando ha avuto la responsabilità, ha cominciato a migliorare progressivamente, complice anche il fatto che Sacripanti ha cominciato a puntare su di lui in quintetto iniziale, per dare poi spazio a McDuffie. In questo senso, Lombardi è stato un fattore su entrambi i lati del campo, 11 punti, 6 rimbalzi, ma soprattutto tantissima energia difensiva e la sensazione che alla squadra mancasse qualcosa quando lui andava a riposare in panchina. Il top scorer invece Arnas Velička, che aggiorna il suo massimo stagionale ed in Italia dai 23 segnati in casa di Brescia in Supercoppa ai 26 di ieri. Giocatore anche lui fondamentale in questa partita, vista anche la mancanza del playmaker titolare, Jeremy Pardo, che dovrebbe, come abbiamo detto, essere però presente contro Pisa. Vi ringraziamo di averci seguito e vi invitiamo a seguirci su tutte le nostre pagine social, per sempre Napoli e per sempre News, e con lo speciale J di Napoli ci vediamo lunedì prossimo. We'll see the pain. Ciao a tutti.